voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame. Sono stato marito, padre, figlio. Un tempo avevo casa, affetti, amici, anche un telefono. Qualcuno me l'ha rubato mentre dormivo. Era l'ultimo oggetto che mi legava al passato, al mio mondo, a quello che ero oggi. Questo è solamente un momento della mia vita. Spero. Avevo le bollette da pagare, l'affitto, la macchina, poi la cassa integrazione, il licenziamento, lo sfratto, la banca. Non siamo d'accordo con la famiglia. Voglio che porti la manetta. Non è che ho la famiglia di guarda di questo. Tu quanti anni hai, Mimì? 50. E da quanti anni? Mi sto in mezzo alla via. Sono 11. 11 anni che stai in mezzo a una strada. Non è difficile smettere di esistere. In alcuni casi può essere una scelta. Nella realtà basta uscire dalla catena produttiva. Restare soli. La mattina ci vedi 4 gradini, noi la vita è sempre lo stesso, se sempre c'è una positiva, è con me, sono lì che sono malato. Invece guarda, se mi lasci una persona a fianco a te per terra, mamma. Che mestiere fai? Il pasticcere. Pasticcere? E ti fanno lavorare così, un po' a cottimo? Quando capita. Quando capita. Altri sono qui perché hanno subito un torto, sono usciti dal carcere e non trovano più lavoro. Chi ha perso il matrimonio, chi ha lasciato la propria casa e dorme ora nei cartoni. Qui sotto i portici della galleria di fronte al Teatro San Carlo, vediamo, dei clochard hanno fatto una piccola casetta con i cartoni per ripararsi dal freddo. Qualcun altro apre le stazioni, l'anno scorso era piena, quest'anno ancora non c'è nessuno. Pensano che voi siete qui, come dire, di guardia, non li fate entrare, invece non sanno che proprio da stanotte... Possono entrare benissimo perché hanno avuto questa possibilità di stare al coperto. È un po' più al caldo. È un po' più a caldo. È l'una di notte, siamo in piazza del municipio a Napoli, sotto questi portici che vediamo a fianco a Palazzo San Giacomo, la sede del comune. Nei giorni scorsi un senza fissa dimora è venuto a mancare, è morto di freddo. Ti mettiamo sotto al braccio e provi ad andare alla stazione della metro, o vuoi rimanere qua? Vuoi rimanere qua? Hai mangiato qualcosa? Sì. Signora, vi volevamo dire che questa sera hanno aperto le stazioni della metropolitana, se volete andare lì. Perché fa freddo qua. No, ma non c'è bisogno, signora. E perché non ci va? Ciao, Giarrette, muoio che da me, sparisce. Non mi fai troppo entrare. Buonanotte. Non mi è freddo. Non hai freddo? Questo non credere io per il sushi. Ma non è meglio stare al coperto piuttosto che stare al freddo qua sotto? No, ma ti giuro, ci vedeva una casa, una stanza, non anzi cosa. No, io spero invece di andare a lavorare. Di andare a lavorare? Quando vado a lavorare io trovo sempre che posso stare a cuccavuro. Ah, ti riesci ad andare anche sì, a dormire? Perché dei laboratori amici, con me, fatica e lo stesso tempo hanno una chiave laboratorio. Ti danno la chiave. Il Natale, lo odio, è la festa più triste dell'anno. Non tutti qui hanno senno, è come se vivessimo in un'altra dimensione di sogni, di immaginazione, senza, non ci resterebbe motivo di vivere. Vediamo sotto una stella. Meglio? Morire sotto una stella. Meglio morire sotto una stella. La stella là, e tu la riconosci la tua stella? Ma sicuramente.